Dopo la croce cominciano le confraternite. Come si chiama questa cosa? Devo dire che cos'è l'anniversario della morte di San Bernardino. Oggi è 21. 20. 20 maggio è morto San Bernardino. E qui si commemora la sua morte. Questa è una processione che ci sarà fuori dalla chiesa. Le confraternite. Invito nella volta del caso di posizionarsi del prete monogando. Ah, ci stanno pure gli sbandieratori, si sentono fuori. Poi andiamo a vedere, dai. E quindi pagani, la banda di pagani, gli amici. Chiaro. La banda, il monogramma di San Bernardino. Finito allora. Ok, usciamo fuori dalla chiesa allora. Un depliante non ce l'hai tu, ti spiego tutto. D'ordine francescano il coro. D'ordine francescano secolare. Istituti religiosi. Finita. Possiamo chiudere. È lunga però, eh? È una bella processione. Non mi ricordavo così. Ma mi ha fatto uno scorso, non c'ero. Perché non c'ero? Stavo con le, come si chiama, giù alla basilica con le maglie. C'è le ferro. Ah sì, era un'altra manifestazione c'era. Contemporaneamente. Io non faccio vedere le foto. Oh, per bacco. Questo chi è, Enrico? Oddio. Ah. Sono forte questo ragazzo. È pure un bel uomo, alto, bello. Ok, allora posso chiudere. E questa è la statua di San Bernardino da Siena. Vedete? Poi ci sono tutti i sindaci qua, una cosa seria, Chi è? Non dire cose che sto registrando. Oddio, dove vai? Me lo vedi nella ripresa? Pazzesca sei. Non è Arduino quello, no? No, no, no. Sono più alto di Arduino. Hai fatto proprio stella. Eccolo. Buono, viene da quest'organo, è meraviglioso, stile barocco, tutti a fare le riprese dell'organo stanno, anche qua il sacerdote francescano, dei frati minori questi sono. Guardate che spettacolo ragazzi, guardate il soffitto ligneo. Che soffitto ligneo meraviglioso. Questa è la chiesa di San Bernardino, è famosa per il suo soffitto ligneo, cosa che non c'è a Collemaggio, perché a Collemaggio cascò col terremoto, non l'ho rifatto più. Guardate che spettacolo, ora ve lo faccio vedere da qui. Guardate, questa è la peculiarità di questa chiesa, il soffitto è una cosa barocca, però è uno spettacolo, guardate. Queste cose veramente sono irriproducibili, guardate. È puro spettacolo.
Mamma mia, cosa facevano a quei tempi, no? Questa è un'arte che non c'è più. Non credo che ci siano delle chiese moderne, perché è una cosa che ormai è passata e non ritorna. Basilica di San Bernardino o L'Aquila? San Bernardino, no Bernardino, Bernardino. In Basilica con Dignità. Vabbè, questo è una cosa molto interessante. Però volevo ricordarvi questo, perché le pareti sono spoglie. Io penso che tutti gli affreschi erano cascati col terremoto, non c'è rimasto niente. Ma il soffitto è l'unica cosa che non è cascato, perché... Arrivo. Il soffitto sta attaccato alle travi delle capriate, vedete? È appiccicato alle travi delle capriate. Attaccato, appiccicato, inchiodato. Ecco perché non si è mosso. Corso Vittorio Emanuele, cosiddetto corso stretto. Era la movida qua, c'era. Lo shopping, la strada dello shopping. Il confalone della città dell'Aquila. Confalone della città di Rieti, prego. Confalone della città di Antrodogo. Confalone della città, non riesco a leggerlo. Comune di... Che c'è scritto là, signore? Lei lo legge? Sant'Emerito di Vestini. Sant'Emerito di Vestini. Questa è la statua di San Bernardino. San Bernardino, no Bernardino, Bernardino. E questo è il confronto.
tosta questa, eh. Questa è difficile, eh. Questa è un'operazione difficile. Sbandieratore dell'Aquila, gruppo sbandieratore dell'Aquila.